che Denver organizzano uno scherzo a Sossio. Dopo essersi messi d'accordo con Paola e Antonella, creano insieme un comunicato per l'occasione. I tre eliminati, Antonio, Licia e Teresanna, sono più vicini di quanto crediate. È in corso un televoto lampo che decreterà il quinto finalista ufficiale del GF VIP, che rientrerà immediatamente in casa per giocarsi la vittoria finale. Chi ce la farà? Buona fortuna! Il gruppo commenta stupito la novità. Ora c'è da vedere chi torna, afferma Paola. Io me lo sentivo, già so chi torna, interviene Sossio con aria preoccupata. L'ex calciatore è incredulo e continua a pensare al televoto che sicuro riporterà nella casa il suo rivale Antonio. Anche Aristide spiega all'ex calciatore che è convinto che sarà Zekila a rientrare. Il pubblico prima lo salva e poi lo sostiene, dice convinto. I commenti dei compagni continuano ad alimentare il nervosismo di Sossio che poco dopo si allontana dal gruppo. Dopo averlo tenuto abbastanza sulle spine, Patrick e Antonella si decidono a rivelare a Sossio lo scherzo. Irrompono così nella sua camera con un gran fracasso. Re Leone, Zekila non torna, esclama divertito Patrick. Neanche Teresanna, gli fa eco Paola. Ma l'ex calciatore, ancora frastornato, non sembra capire a cosa si riferiscano i compagni. Ti abbiamo fregato, pesce d'aprile, gli spiega poi serenamente Antonella. Aristide, me la pagherai cara, dice poi Sossio ad Aristide, anche lui complice dello scherzo. Prevede una settimana molto dura, sentenza poi tra le risate, prima di rivolgere un simpatico saluto al rivale e prima di tornare a letto. Ciao Zekila! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.